Perfetto, ecco un'altra guida barra recensione di un altro sito e servizio che è possibile recuperare qualche EOS. Infatti il sito che andremo a vedere oggi è stakemine.io. STHKEMINE.io. Allora, di che cosa si occupa sto sito? Allora, questo sito assomiglia tipo a, cioè come base di concetto, come simile a quello di Cintai, cioè a Cintai voi date i vostri token, i vostri EOS alla piattaforma Cintai, settando il tasso che il periodo che andrete a dare in prestito o a prendere in prestito ovviamente i token EOS alla piattaforma stessa, e poi la piattaforma stessa metterà in comunicazione i due soggetti. Quindi se io per esempio do in prestito, come ho già fatto, tot di EOS, chi vuole prendere in prestito degli EOS pagherà prima l'interesse, diciamo, alla piattaforma, e poi la piattaforma gli darà questi EOS. Perché tu prima devi avere la disponibilità dell'interesse, e poi Cintai ti dà conferma la transazione. Qual è, diciamo, uno dei problemi di Cintai per il momento? Che praticamente Cintai funziona che voi dovete trasferire i vostri token dal vostro account a quello di Cintai. Questo cosa significa? Significa che praticamente se vi servono per una determinata funzione, o in più per qualche airdrop, oppure qualche snapshot, voi praticamente rimanete, diciamo, fregati, perché quei token fanno parte di Cintai. Quindi se per caso c'è un airdrop barra uno snapshot in base al totale di EOS che avete in quel momento, se in quel momento purtroppo vi capita di aver dato i token EOS a Cintai, purtroppo vi siete perso la possibilità di recuperare quello snapshot. Per esempio, a me è capitato purtroppo a inizio gennaio con lo snapshot di Boss, che io in quel periodo avevo ben una quarantina di EOS su Cintai, e quindi avevo solo quello in stake. Quindi il mio airdrop, lo snapshot, si è basato solo su quello che avevo in stake, e quindi io, diciamo, sono stato un po' fregato da quel punto di vista. Ecco perché meglio avere degli EOS in stake, così da poter sopperire al fatto di Cintai che trasferite effettivamente i token al loro account. Mentre, e questo è uno dei problemi. Mentre invece quest'altro sito che ho trovato, praticamente simile a Cintai, però vi permette di mettere voi in stake ad un progetto tra quelli disponibili, in cambio di come si chiama? Un reward giornaliero in base agli stake, che in base al totale dei token che avete messo in stake per il progetto, e per quale come si chiama? Per quale risorsa? Cioè o CPU o RAM, maledizione, scusatemi, o CPU o NET. Quindi di solito
La CPU quota di più rispetto alla NAND. Proprio perché per garantire che una DApp, cioè il progetto che alla fine sarà una DApp, permetta di avere un vantaggio di un supporto e quindi permettere di avere un'interazione diretta con gli utenti. Quindi diciamo che se un tot di utenti mette in stake, ovviamente l'utente conosce anche il progetto e perché no, può anche promuoverlo e farlo conoscere con il passaparola anche ad altri utenti. Quindi diciamo che è anche una. Diciamo discreto marketing che fa la DApp stessa, perché voi immaginate, cioè, chiunque mi mette dei stake token, lo ricompenserò. C'è qualcosa di incredibile come concetto, e che non è male, devo ammettere. Ovviamente il reward, cioè che quello in base a quello che mettete in stake, è proporzionato, cioè cambia a seconda di quanto di quanti utenti hanno già messo in stake i token, perché all'inizio ovviamente hai più ricompense per singolo token EOS messo in stake. Poi man mano che il progetto accumula token, anche la ricompensa sarà minore. Quindi proprio per incentivare le persone all'inizio a supportare il progetto. E la cosa spettacolare è che voi, quando mettete in stake i token, i token rimangono comunque a voi, quindi anche se c'è uno snapshot, un airdrop, potete partecipare tranquillamente. Ed in più, se per caso non vi serve più o vedete che il progetto è morto, li potete togliere dallo stake tranquillamente, senza nessun tipo di problema. Quindi, sotto quel punto di vista, non dovete nemmeno perdere, non c'è la possibilità di perdere i vostri EOS. Quindi, non so, mai visto una cosa del genere. Cioè, vista sì, però effettivamente nella pratica veramente interessante. Allora, come funziona sto sito? Allora, per prima cosa, ovviamente, vi dovete collegare col vostro account di Scatter. Allora, io, premessa, tutta la procedura l'ho fatta tramite il wallet Nova dal telefono, perché, ripeto, alcune volte Scatter va, altre volte non va. Cioè, mi dà un errore di identità. C'è un conflitto con l'identità, quindi che a volte capita, altre volte no. Misteri, non sono ancora riuscito a capire da cosa dipende questo problema, se da browser, se da Scatter, dall'account, perché ho diverse identità, non ne ho idea, o perché le ho completate, non ne so. Comunque, voi se non avete problemi, collegatevi, loggatevi tramite Scatter, ovviamente Scatter l'avete prima, e in più dovete collegarvi, dovete avere almeno qualche EOS per mettere in stake. Allora, qua nello stake paper potete vedere tutto il concetto su cui si basa il progetto, tutte le info che potete recuperare e l'idea che c'è alla base. Quindi ve lo consiglio la lettura. Poi nel sommario qua abbiamo il team, fondatore, co-founder e gli altri co-founder. Jonathan Hunter, Kwok Lee, Official Fuzzy. Poi qua c'è i progetti attivi, le DApp attive, che per il momento c'è solamente questa di attiva, di OnePlay. Allora, qua abbiamo quattro icone.
Il totale degli steak. Per esempio, quando ho fatto io lo steak, eravamo poco meno di 4.000, se ricordo bene, token smessi steak. Adesso sono già arrivato a 7.000, quindi anche il reward sarà inferiore. Comunque, nella I abbiamo la varie info del progetto. Quindi il nome del progetto, l'account, il contratto, il nome del contratto, il token, come si chiama, poi la ricompensa per il giorno dalla CPU, che sono 100 yuan per la ricompensa per la netta al giorno, che sono 10 yuan al giorno. Un totale della CPU che sono stati messi in stake e un totale della net messa in stake. Poi, al cambio attuale, se fate oggi il mettete in stake, vi darà 0.015 501 per ogni EOS per la CPU e 0.015177 yuan per ogni EOS messo in net. Poi vediamo, qua stava, ecco qua abbiamo tutte ulteriori informazioni che vi dice sulla DApp, per esempio la RAM, il totale dei yuan, l'ultimo pagamento quando è stato fatto, il 19 marzo 2019, da questo contratto. Poi abbiamo qua un recap dei vari utenti che hanno messo in stake e quanto ne hanno messi e dove li hanno messi. Per esempio, questo account ha messo quasi 3.000 EOS nella CPU. Sì, vado bene, 3.000. Poi CPU e net e così via. E qua invece avete il vostro contratto. Allora, per esempio, io ho messo un EOS in stake. Volevo mettere di più, però mi servono perché io ho fatto questo ragionamento. Se per caso mi capita un altro tipo progetto di vedere sotto le mani e mi servono degli EOS liquidi e veloci disponibili, allora preferisco mettere uno, vedere come va il progetto e poi nel caso, se sta qualche altro progetto, subito spostarmi velocemente sul nuovo per avere un vantaggio superiore. Perché se io mettessi tutti oggi i miei token disponibili in stake e poi domani esce un nuovo progetto, io devo per fare l'unstake di alcuni o di tutti devo aspettare 3 giorni e io nel 3 giorni perdo quel vantaggio che ho se metto in stake prima i token. Poi questo è un mio ragionamento, però potete fare, mettete che per caso il prossimo progetto che comparirà sulla piattaforma è fra un mese. Allora voi avrete, nel caso mio, io avrò un paio di token, diciamo, a fare la polvere che per un mese fino al prossimo progetto, quando invece le potevo mettere in stake tutti o parte all'interno del progetto. Poi vi dà l'info del totale. Allora, per mettere in stake, dopo che vi siete collegati, allora mettete voi il totale degli stake. Cliccate su Stake Band, vi comparirà il pop-up di Scatter che per autorizzare lo stake e poi dovete ritornare alle info e registrare il contratto. Che una volta che è registrato il contratto, vi parteciperete al reward in base allo stake che l'avete messo. Per esempio, io qua vanto 0.03821. Che più faccio vedere qua il contratto. Il contratto è
Quocle, quocle, memo a stake bandwidth, e il totale di un EOS di una CPU. Ah, per la CPU, è 0 di EOS. Mi raccomando che dovete utilizzare la piattaforma, perché qua si apre proprio il contratto, cioè il che stabilisce i parametri della ricompensa. Perché se voi fate dello stake a caso, non rientrate nel contratto, fate attenzione. E quindi per il momento sto andando, funziona, no che non funziona, è un buon compromesso mettere in stake i token per ricevere EOS barra token dalla D-App in maniera gratuita e senza nessun svantaggio grosso sotto quel punto di vista. Diciamo che l'unico vantaggio, diciamo, è quello di aspettare l'unstake dei 3 giorni, però non è uno svantaggio, perché per esempio ci sono alcuni di sistemi di reward che tu devi depositare, cioè devi fare il trasferimento, e allora là è quello sì che è più svantaggioso di questo tipo di servizio barra di app. E questo è tutto. Spero che vi sia interessante come progetto. Dategli, secondo me, se avete qualche EOS, dategli anche voi il vostro supporto al progetto e alle varie di app che in futuro faranno, perché ci sono stati anche altri progetti fatti, e in più potete anche mettere voi una propria di app, se per caso siete dei accidenti, degli sviluppatori di app, perché no? Mi sembra un buon rapporto per recuperare potenza per la D-App, perché purtroppo una D-App deve avere in stake della CPU e della NAT, e ovviamente della RAM, molta RAM, per gestire tutto il sistema. Poi tra l'altro questo OnePlay è un'app di scommesse, quindi usa questo tipo di sistema. Vediamo qua. Che mi dà di gift? Se me lo dà. Ecco qua. Si apre Scatter. Ok. Che ho già fatto, giusto? No, vediamo. Ok, ho già fatto il trasferimento. Quindi anche ci dà permette anche dei reward. Quindi fatemelo salvare. Ok. Quindi interessante come sito. Cioè, interessante, è un classico bet tradizionale, però con i dadi. Nulla di diverso da tutti i tipi di altri siti che si occupano di questo tipo di app di scommesse. Spero che vi sia piaciuto il video e il sito, ovviamente. Poi vi ricordo che sto scrivendo per il giornale online che si occupa di crypto, blockchain e fintech, cryptonomist.ch. Più o meno troverete almeno un mio articolo ogni giorno. Veramente interessante come sito per le varie notizie
sia mainstream che anche notizie che non troverete sui principali siti di divulgazione di news legati alla blockchain, le cripto e al fintech. Proprio perché anch'io con il mio contributo cerco di inserire articoli che vengono scartati oppure che non vengono mostrati su altri siti di informazione. Quindi, sotto quel punto di vista, fidatevi che troverete sempre contenuto quasi originale e che non troverete in italiano su altri giornali online, ovviamente. Poi ricordatevi di non utilizzare cripto solo a scopo speculativo, non si fa, sbagliato, ma di investire, reinvestire nelle cripto e nella blockchain. E questo è tutto. Grazie, anzi, arrivederci e grazie.